Allora, io ho bisogno del tuo aiuto oggi, perché Nicole ci tiene molto a un argomento, Riciclo. al riciclo. È vero o no che dici sempre che è giusto riciclare? Noi cerchiamo sempre di riciclare il più possibile, è giusto? Ok, soprattutto però a Nicole piace il riciclo, ok? Creativa. Ecco. Però noi siamo un po' scomodi a casa per riciclare, perché la carta dove la mettiamo? Che sono di là. Ecco. Con le bottiglie di vetro. Esatto, Poi poi qua c'è l'umido. e No, è il il secco. secco. Poi La la plastica carta, la invece. plastica è fuori. Esatto, quindi ogni volta che noi dobbiamo buttare qualcosa dobbiamo correre in giro per casa. Quindi per essere più comodi e fare un riciclo migliore, perché se siamo più comodi e riusciamo a riciclare meglio, dobbiamo andare a prendere dei bidoni da tenere in cucina. E io pensavo di metterli qua. Dobbiamo andare a prendere degli scatoloni che si impilano come le costruzioni. No, degli scatoloni, scusa, dei bidoni che si impilano come le costruzioni. E poi li mettiamo qua, impilati. Lego? Tipo i Lego, brava, tipo i Lego. Li mettiamo Ma qua, uno dove sopra li l'altro. prendiamo? Come no? È bellissimo, poi mangiamo là. Non sei contenta? Che mi dai una mano a fare queste cose importanti. I bidoni un po' più staccati dal muro e poi ne mettiamo uno sopra l'altro. Sì. Mi aspettavo un po' più di entusiasmo, ma forse adesso sono un po' più convinta di prima di essere venute da Ikea. Comunque, visto che è quasi mezzogiorno, è già mezzogiorno, Niki. Siamo arrivati e prima cosa pranziamo, se no facciamo tutto il giro con il demi demi del ho fame e poi dopo facciamo quello che dobbiamo. Allora, Safi, dici un po' cosa hai scelto tu? Prosciutto e melone. Focaccina, Niki, Nicole, te secondo me non ce la fai a finire tutto. Non è buonissima? Comunque Nicola ha preso le lasagne al pesto, la cotoletta con le patate. Mangia la cotoletta. Questa lasciala da parte. E poi ho voluto assaggiare il tortino buonissimo di broccoli e patate. Come ogni volta che andiamo dall'IKEA, salmone e purè. Sofia ha fatto amicizia, ha trovato il boyfriend. Sei andata sul ponte, Sofì? Sì. Com'è? Traballa? Via! Una scheggia, una scheggia, una scheggia. Vai. Da qua il fungo. Vai. Una doppia scheggia. Può dare un libro. Ce n'è un sacco di libri. È già accesa. Bello il tavolino a foglia, sì. Eh sì, c'è il bottone. Che magia, fallo ancora. Che libro leggo? È incredibile, si accende e si spegne. Il salotto così vi piace? Bello così, eh. Tu vai in cucina. Mamma, Fammi la foto che leggo. Arrivo, Sofia, aspetta che tua sorella sta leggendo. Sofì, che faccia? Pensavi che c'era la torta. Tira, quella lì mi sa che è la lavastoviglie. Miracoli. Tira, 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 tira. Ma Oh non riesco. no. Questa è la lavastoviglie. Un bicchiere vero. La cucina Sofì ha fatto una faccia, Niki, quando ha alzato lì. Pensava che c'era dentro una torta vera, invece. Da mettere sotto il lavandino per la spazzatura. La cucina è quella che Il problema è che noi non abbiamo tutto questo spazio sotto il lavandino perché abbiamo i tubi che una scendono messi cucina male. nuova, Ah, quindi tutto certo, per questo. mettere dentro i bidoni della spazzatura. Questo è il portabottiglia, come quello che ha la zia Steffi, uguale. Oh, mentre noi siamo qua da IKEA, mi ha telefonato mia sorella che è in vacanza con i miei e sono praticamente alla fabbrica della Lindt e quindi mi ha chiesto di scegliere il tipo di cioccolato e le cose da mettere all'interno che mi creano la mia barretta di cioccolato personalizzata. Come non accogliere questa richiesta? Quindi alla fine ho scelto cioccolato fondente con fave di cacao e noci. Non vedo l'ora che me lo portano a casa perché deve essere una cosa fantastica. Glielo devi chiedere a papà. Bisogna dirlo a papà. Digli a papà, papà, ti prego. È come. Sofì, è come la storia di Riccioli d'Oro.
Sì, ma guarda, tocca anche a sollevarla. Sì, non è necessario sollevarla. No? Inizia a essere un po' corta di gambe per te, per la Sofia va ancora. Mamma, però me la compro. Tu mi ascolti, Sofia. Non poi te la compro. Quindi gli dice a papà di comprarti la poltrona? No, voglio comprarla oggi. E non ci sta in macchina? Oh sì, nel baule, oppure me la tengo io davanti. In braccio? Sì. Sì? Dai. Cosa devi farci con la poltrona? Tu non ti basta il divano che abbiamo a casa? No, perché non ci stiamo tutti. Quindi tu vuoi la tua poltrona per stare sì. da sola seduta sulla poltrona? Sì. A guardare papi, cartoni? Non e a leggere no? Mamma, solo guarda. Per guardare cartoni? Dai, me lo compri. Ci arrivi bene con questa tavola? Sì? Sì? Mica male. Ma perché ci sto bene? Ma tu, è la tua giornata delle sedie? No, È la tua giornata delle sedie, poltrone. Con questa qui però in effetti ci arriveresti bene al tavolo, perché con quelle nostre fai un po' fatica. Poi era bassa. Quale era bassa? Quella casa. Quella ma casa per te sì. Alta. Mamma. Quindi a papà dobbiamo chiedere se possiamo prendere la poltrona per guardare i cartoni la sera. E questa sedia. E questa sedia. Sofì, solo robe per sederti. Un vasino, vuoi anche un vasino? Mamma, mi compri questo. La sedia d'ondolo, sai che anche a me è sempre piaciuta. Dove la mettiamo però? Poi dopo litighiamo, o ne prendiamo una per quattro persone, o ne prendiamo quattro da una persona, ma tutti vorranno la sedia d'ondolo se in casa ne arriva una. La croce. Questa è una meraviglia. Sofì, la facciamo? Ma c'è la croce, si può. Sì, si può. Sofì, la facciamo tutta così, casina nostra? Guarda, ci sono le luci! Anche. Dentro! Wow! Fantastico, anch'io la voglio la cucina con le luci dentro. Quello lì è un altro cassetto. Che meraviglia! Anch'io lo voglio con le luci. Anche tu? Allora bisogna dire a papà, oltre alla sedia e alla poltrona, i mobili della cucina con le luci. Fantastico. Sì, qua si illumina tutto. Anche qua? Wow. Vedi, con le luci così, sai come vedi bene quando apri i cassetti e devi prendere le cose? Fantastico. Aspetta. Ah, ma tu sei qua! Sì, tutte. Non lo sapevo che eri qua te. Dalla zia Stefi. Quello lì è un manichino che si usa per quando devi disegnare le persone. Le metti nella posizione, metti il manichino nella posizione in cui devi disegnare la persona. Brava, sì. Certo, se hai sete c'è tutto, guarda. C'è anche la brocca per bere. E se ti scappa la pipì? Dov'è? Qua non c'è. Qua non c'è però. Gira come Bake Off? Ma quello di Benedetta o quello delle torte? Quello di Benedetta. E Benedetta? Benedetta non è Bake Off, Sofì, non girare perché scivolano. L'hai visto che gira come quello di Benedetta? Sì, mi sa che è lo stesso di Benedetta. Bella questa. Ma mi sa che Benedetta l'ha comprato qua. Anche secondo me l'ha comprato qua Benedetta. Lo so. Qualche monello? Ti sei messa a tuo agio? Stai facendo finta che sei nella tua cameretta? A fare i tuoi compiti? Di già. Sì? Ma tu hai visto cosa c'era anche là dietro? No. Sai che sono le robe per danza? Lo so, te l'ho dato apposta, se te ne eri accorta o no. Scelto? Ti piace questo? Sì, mi piace tutta questa camera. Tutta? Sì, la tutta. Voglio portare a casa. La vuoi portare? Come facciamo a portarla a casa nella nostra macchinetta piccina picciò? La mettiamo sopra, sopra al tetto della macchina. Sì. Ah, facciamo libri, li metti tutti dietro. La tazza. Pure la tazza? Sì. Per bere il latte? No, l'acqua. L'acqua, certo, è l'acqua. Questo qui lo metti dietro con i libri. Anche quelli sopra. Ah, proprio tutta te la vuoi portare via? Questo ti sei proprio innamorata? Lo metti sdraiato oppure me lo tengo io davanti. Ok. Questa qua, magari la prossima volta.
Mi sembra un'ottima idea, un pezzo alla volta, un po' per volta. Prende lo zio, lo smonta. Ah, perché lui sa smontare i mobili, giusto? Sì. Giusto. Magari lo tira tutto. E l'armadio tutto, grosso tutto, così? Abbiamo visto qua. Qua non c'è la luce, è solo nell'armadio. Sì, ah. Cos'hai trovato? Un topo? Tu ti puoi sdraiare dentro là? Allora non ti serve il letto. Stai come le bambole nei cassetti. Questa è bossa per peluche. Allora bene, abbiamo scelto la cameretta. Tutta questa. Tutta tutta? Ti prego. Gli diciamo a papà che Sofia vuole la cameretta così, tutta con i mobili bianchi, sì, i muri verdini. Tu cosa devi chiedere a papà? Di metterti lo specchio con le luci a casa? No, voglio tutto questo. Tavolino. Ah, sai, questo è il tavolo del trucco, eh? Lo so. Oh, guarda che c'è un altro specchio anche lì. Lo so che è il tavolo del trucco. Quanti tutti i trucchi? Ma va. Ma questo qua? Qua mi sa che c'è il cassetto che esce. Moda! Ci sono finalmente le scatole che dobbiamo prendere qua. Carrello. Prendi tu un carrello, qui non serve il gettone, eh. Si prende e via. Ecco, un momento di relax, eh. Vi fate portare, furbacchione. Ecco, nuova tecnica, eh. Aiuto, è scomodo. Nuova tecnica, lettino nel carrello. Tieni, non si fa vedere. Un attimo, mi siedo sopra. Cambio, adesso lo uso come cuscino, guarda. No, lo uso per sedermi perché mi fa un male cane sotto il sedere, il carrello. Con il cuscino. Cuscino. Bye bye, io dormo. È il cuscino per dormire, che sennò ti va male la testa. No, sto bene così. Nikki, sai che tu tra due minuti devi uscire, vero? Perché dobbiamo mettere dentro gli scatoloni, vero? No, me li metti addosso. Oh sì. No, sì, grazie. Così ti viene il caldo? Sì. Così ti schiaccio. Guarda che così ti schiaccio. I vini erano veri, ma sono veri finti. Sono finti. Non ti ricordano un po' Ortoni? È vero. Vero. Mamma, sta facendo il filmato anche a te, Fiori. Nuova tecnicissima. Piedi in aria. Piedi in aria, proprio. Testa appoggiata. Ti sei girato. E sta filmando tutto. Siamo appena rientrati dalla spedizione, perché apriamo un po' di finestre. E quindi adesso andremo a montare il totem del riciclo. Ma anche io per Nicole. Sono un po' scordinata. Sei un po' scordinata. Sei un po' scordinata. Allora, montiamo il totem del riciclo. Noi abbiamo preso 5 pezzi di questi. Dove sono? Di questi qua. Da montare. State già mettendo? Uno, due, tre. Non è incastrato bene questo, mi sa. Ecco, ok. Un, due, tre. Piano, Sofì, prima. Il totem prende forma. Il totem del riciclo. So cosa stai facendo. Ah, sì. Il totem del riciclo. Che ci sta, ho preso le misure, ci deve stare, ci deve stare, ci sta, ci sta. Ho paura che sia un po' troppo alta sta torre, ragazze, forse abbiamo esagerato. Sofì, non ci arrivi. Oh, con la prolunga, fatto, è un po' alto, secondo me era meglio che ne prendavamo solo 4. Hai ragione, l'ho perso. Cosa hai perso? Ma va?
Ne bastavano 4, un po' alto. No, più che altro che finisce davanti a lì, però no, vabbè, pazienza. Sì, lo so che io ci arrivo. Forse ho un po' esagerato con la quantità dei contenitori e il fatto che l'ultimo contenitore arrivasse più in alto di questa mensola dietro non mi piaceva per niente, quindi direi che ne tengo solamente 4, il quinto lo metterò in un altro posto, lo vado a cambiare e metterò secco, plastica, carta, vetro e il quinto, che era quello qua in alto che doveva essere per l'umido, collocherò l'umido invece sotto al lavandino, con un altro contenitore chiuso in modo che non escano odori e puzze varie. Tanto grande come questi contenitori che ho preso non è necessario per l'umido, posso utilizzarlo anche più piccolo, quindi direi che è la cosa migliore da fare.